tutti ragazzi e benvenuti, bentornati sul mio canale per questo nuovo video dedicato a Tsubasa Things, la miniserie sulle partite per ottenere le conoscenze, le medaglie, delle conoscenze e delle abilità specifiche per l'evoluzione latente dei vari giocatori di Captain Tsubasa Dream Team. Come sempre vi ricordo che questa non è una vera e propria guida, per poter essere definita tale bisognerebbe mettere anche degli spezzoni di partita per far vedere le varie strategie, far vedere le formazioni, eccetera eccetera, tutte cose che io non faccio, un po' per questioni di tempo, un po' perché anche solo iniziare una qualunque di queste partite ti porta via 50 punti di stamina, quindi capite che facendo 10 partite a video sarebbero almeno 500 punti di stamina, fermo restando il fatto che poi non è detto che riesca proprio a far vedere l'azione specifica, quindi non prendetela come una guida nel vero senso della parola, è più che altro una traccia, una serie di suggerimenti, di indicazioni comunque utili per completare i suddetti scenari latenti. Bando alle ciance, sigla! Prima partita, quella prima partita del video di quest'oggi. Oggi sono le partite dalla 31 alla 40, se non ricordo male, non sono numerate, le ho numerate io per arrivarci prima. Allora, la nuova corrente che scorre in Europa ottiene la conoscenza delle abilità di Rudy Frank Schneider, il padre di Carletto. Primo. Abilità, no, vince la partita nessuna condizione richiesta, abilità di squadra inefficaci, tutti i giocatori del Rising Sun, parametri più 50%, limite massimo delle tecniche speciali S30, B50, B50, C40, riduzione della velocità di movimento e indebolimento dei salvataggi di portiere a causa della nevicata del 3%. Quando era uscita questa formazione non c'erano ancora tantissimissimissimissimi, questa formazione, ciao, quando era uscito questo scenario non c'erano ancora tantissimi giocatori del Rising Sun, quindi poteva risultare magari un pochettino più complesso rispetto a quello che è adesso, che invece di formazioni di giocatori del Rising Sun ne abbiamo veramente un botto. Allora, selezione europea da 630.000 punti, quindi ok, buona ma non eccezionale. Formazione monoverde, quindi comunque i nostri giocatori di tipo resistenza, quelli rossi, saranno un pochettino avvantaggiati. Tecniche dei vari giocatori vedo tutte S1. Schneider non ha altre abilità particolari che possono rompere le scatole. Muller nemmeno. Direi che la difficoltà maggiore di questo evento dovrebbe stare più che altro nella questione della nevicata. A differenza tra primo e secondo tempo non ne vedo. Vabbè, insomma, se avete comunque dei giocatori dei Rising Sun magari anche immune alla nevicata e al manto di neve, secondo me questo evento si fa abbastanza facile, non mi ci soffermerei troppo. Seconda partita di quest'oggi, qua andiamo già un pochettino più sul complesso. Ruggisci, superstar della prossima generazione, ottiene riconoscenza delle abilità di Diaz, della nazionale Argentina Under 16. Vince la partita, nessuna condizione richiesta, tutti i giocatori tranne i brasiliani del Rising Sun, parametri meno 40%, meno 40% ahimè è tanto. Livello delle tecniche speciali S1 a 20, B20 e C40, riduzione della velocità di movimento dei giocatori e indebolimento di salvataggio del portiere a causa della nevicata del 10%, più ulteriore riduzione della velocità di movimento dei giocatori a causa del manto di neve. Questa, ragazzi, è una partita già un pochettino più complessa, specialmente per chi ha iniziato a giocare da poco tempo, perché comunque giocatori brasiliani del Rising Sun nel gioco non ce ne sono tantissimi, ci sono quelli che sono usciti all'anniversario e sono praticamente un must. Vediamo che il manto di neve comunque copre tre quarti
del terreno, una formazione da 868.000 punti, quindi già comunque una formazione non facile tutto sommato da affrontare. Le tecniche, vabbè, sono tutte S1 naturalmente, perché S1 è la nostra formazione, vorrei ben vedere che non sia S1 anche la loro. Problema tecnico ulteriore: allora, hanno tutti i killer del dribbling, quindi per andare in porta dovete andare in porta con gli 1-2, con le tecniche di 1-2. Che però consumano notoriamente più stamina rispetto che un dribbling, quindi dovete tenere un occhio anche alla stamina. Il portiere ha zona di sicurezza contro tiri da fuori area di rigore, parametri più 100%, quindi bisogna comunque per forza di cose entrare in area di rigore per fare gol. Ci sono in realtà un paio di giocatori che aiutano e che sono veramente ottimi in questo scenario e che hanno regalato a tutti, se però avete partecipato al loro evento, perché trattasi dei vecchi giocatori degli eventi, quelli che partivano da R, potevate evolvere fino a 2R con le tecniche C40 farmabili. Non a caso, se noi entriamo nella visuale dei giocatori più utilizzati per questo evento, vediamo al primo posto Santana Super Dream Fest, ovvio, brasiliano, The Rising Sun. Ok, rallentato probabilmente dalla nevicata del manto di neve, perché lui comunque lo subisce, ma una volta che è in area di rigore, questo tira giù portiere, porta e gradinate che ci sono dietro. Altri giocatori del Rising Sun, di quelli nuovi, vediamo ovviamente Naturesa. Quelli a cui io facevo riferimento sono questi tre baulati che vedete: Pepe, Leo e Rivaul. Sì, Rivaul. Stavo dicendo Radunga, stavo facendo una cavolata atroce. Gli altri giocatori che vedete in questo riquadro non sono ovviamente giocatori del Rising Sun, ma sono giocatori immune alla nevicata e naturalmente al manto di neve. Questi tre brasiliani del Rising Sun credo che abbiano tutte e tre la resistenza alla nevicata, al manto di neve. Ne apro uno a caso, un Leo, per dire, esatto. Cioè, Leo qua è un drago, perché oltre ad essere immune alla nevicata, killer di agilità, quelli sono tutti giocatori di tipo agilità. Potenziamento del range dell'1-2, non potete utilizzare il dribbling, quindi potete utilizzare solamente l'1-2. Ha una tecnica di 1-2, non ce l'ha proprio il dribbling, e ha un tiro C40. Se avete questi tre giocatori baulati, veramente la fate in maniera molto molto facile. Altrimenti sarebbe conveniente avere quantomeno uno degli altri due giocatori del Rising Sun in attacco che vedete, che sono Naturesa e Santana. Secondo me andava bene anche il Rivaul del Rising Sun, pur non essendo fortissimo, però vabbè. In alternativa, non è che senza questi giocatori non si possa fare. Vedete che al quinto posto, qua vediamo uno Schneider Giovane Imperatore, al sesto un Ince Onca. Insomma, ci sono alcuni giocatori che volendo possono anche essere idonei a questo evento. Però, se il vostro obiettivo è totalizzare i 25.000 punti Tsubasa per poter utilizzare poi gli skip ticket e fare questa partita più facilmente, diciamo che o avete questi giocatori, o secondo me, mettiamola così, se ce la fate siete veramente dei draghi. E alla partita numero 3, finalmente mi sono accorto che l'audio di gioco era disattivato, grazie alla mia assistente. Allora, terza partita. Oddio, questa fa ridere il titolo. State a guardare il bravo ragazzo che sfida il mondo. Bravo ragazzo Gito, non si può oggettivamente né leggere né sentire, vero? Sì. Allora, ottieni la conoscenza dell'abilità di Hiroshi Gito delle nazionali giovanili giapponesi Under 16. Utilizza solo giocatori provenienti da Europa. Stringiamo. Bonus tipologia, limite massimo della tecnica speciale S30 a 50 B50 C40. Vista così, si direbbe una partita facilotta. Giocatori europei, limite massimo della tecnica speciale, bonus colore. Sembrerebbe non esserci nulla di particolarmente ostico. Vediamo. Formazione mono giapponese di tipo agilità, quindi dovreste buttare dentro possibilmente una formazione mono europea di tipo tecnico. Le loro tecniche sono tutte S1 tranne quelle di Wakabayashi, che è S30. Tecnica principale di Matsuyama, che però è il tiro S30, quindi non se ne fa niente. E Gito, che invece ha delle tecniche
S10, quindi hanno voluto fare una specie di miscuglione mega galattico. Abilità particolari da parte dei giocatori giapponesi, niente, a parte Gito che ha colpo dell'incendio, minore la stamina, maggiore la potenza delle tecniche speciali, blocco automatico e a piena potenza col full power, so creativo, parametri più 3%. Wakashimazu non richiede delle abilità particolari per essere battuto. Difficoltà di questa sfida più che altro è dato dal fatto che la formazione è comunque una formazione da un milione di punti. Tuttavia, se riuscite a buttare dentro una formazione monoeuropea di tipo tecnico o comunque con prevalenza di giocatori di tipo tecnico, magari girando alla larga da Gito, ma neanche tanto, perché vabbè, sì, forte, ma non è impassabile in questo scenario, direi che è comunque uno scenario abbastanza facilotto. Partita numero 4, stavo dicendo, partita numero 4 di quest'oggi, la tecnica segreta esplosiva, ce la posso fare oggi, sto diventando dislessico. Tecnica segreta esplosiva, la determinazione di Hino dei mondiali giovanili, ottiene la conoscenza dell'abilità di Ryoma Hino, Uruguay mondiali giovanili. Utilizza solo giocatori di tipo resistenza, abilità di squadra inefficaci, tutti i giocatori tranne quelli latinoamericani, parametri meno 50%. Limite massimo della tecnica speciale è 70, 50, B50, C40. Tradotto in poche parole, qui dovete utilizzare una formazione monolatina di tipo resistenza o comunque composta in prevalenza, se non altro nei ruoli chiave da giocatori latini di tipo resistenza. Andiamo a vedere un attimino lo scenario, se oltre a questo 50% per i giocatori non latini c'è qualcosa di particolare. Ma intanto siamo contro una formazione di tipo tecnico, quindi il vantaggio di colore ci facilita. 776.000 punti, l'Uruguay non mi sembra una formazione esagerata. Hino ha tecniche S5, Vittorino ha tecniche S5, tutti gli altri compagni hanno tecniche S1, né Hino né Vittorino hanno abilità particolari. Il mediano e i difensori sigillano una tecnica speciale dei loro avversari. Il portiere non ha nessuna abilità latente, nessuna abilità passiva particolare. Se avete un numero anche solo discreto, non dico dovete fare tutta una formazione latinoamericana di tipo resistenza. Basterebbe per vincere questa partita un portiere, un difensore, un buon regista che dia palla agli attaccanti e due attaccanti di tipo resistenza. Attaccanti di tipo resistenza latinoamericani ormai se ne trovano anche abbastanza tanti, anche i centrocampisti offensivi. Il resto della squadra dovrà pensare più che altro a non subire gol. Ok, direi che comunque è una sfida che, ripeto, con i giusti giocatori si fa molto facilmente. Arriviamo al giro di boa con il sinistro d'oro che brilla sempre più intensamente. Ottieni la conoscenza delle abilità di Rivaul del Catalogna. Vinci la partita, utilizza solo giocatori provenienti da Europa. Siamo reduci da una partita monolatina, giustamente adesso ci dicono di utilizzare solo giocatori europei. Abilità di squadra inefficaci, limite massimo delle tecniche 1-1-1-C40. Riduzione dell'accuratezza dei passaggi e indebolimento dei salvataggi del portiere, 30% causa pioggia. Quindi vista così servirebbero tanti giocatori, vabbè, o giocatori europei per forza, quindi non c'è bisogno di dire che servono giocatori europei, però immuni alla pioggia. Non ce ne sono tantissimissimi, anche se vabbè, rispetto a quando era uscito questo evento, adesso sicuramente ce n'è qualcuno di più. Allora, la formazione è una formazione completamente di tipo agilità, quindi schierando eventualmente giocatori di tipo tecnico dovremmo avere anche il vantaggio del colore. 416.000 punti, viene da dire che loro sono molto molto scarsi, le loro tecniche sono tutte S1, giustamente visto che la condizione dell'evento dice quello. Loro non sono influenzati da piogge e pozzanghere. Rivaul, malus tecnica speciale, tutte le tecniche speciali di grado S della squadra avversaria, potenza meno 50%. Ergo vi conviene utilizzare giocatori che abbiano un tiro A o un tiro C40. Salinas, eccolo qua, quello che deve rompere sempre le scatole. Killer del tiro, contro i tiri, esclusi quelli su palla alta e bassa, parametri 10%. Potrebbe non essere del tutto un male in realtà questa cosa, eh.
killer di giocatori tedeschi, ecco, questa invece è abbastanza un male. Contro giocatori tedeschi, parametri più 50%. Ora, anche dandogli il 50% di statistiche in più, oggettivamente non mi sembra che diventi Dino Zoff. Insomma, anche dandogli 50% di statistiche in più, sulla respinta sono 1500 punti e un altro migliaio di punti più o meno sulle varie statistiche di forza fisica. Secondo me gli attaccanti tedeschi, specialmente se avete i due Dreamfest, visto che sono di tipo tecnico, mi riferisco naturalmente a Schneider e a Margus, dovreste bucarlo comunque. Ad ogni modo vi servono attaccanti europei, possibilmente di tipo tecnico, che abbiano almeno un tiro a palla alta e, o a palla bassa, meglio in questo caso se di tipo A, visto il malus al tutte le tecniche di tiro S. Potete anche passarglielo utilizzando un ticket di rimozione tecnica e poi lo rimettete come era prima se in questo momento non ce l'avete. Non è difficile, rompe la scatola, rompe le scatole la questione della pioggia e delle pozzanghere. Pozzanghere non le vedo, quindi più che altro sarà una questione di pioggia. Gli attaccanti potete utilizzare quelli che volete, sostanzialmente devono solo tirare in porta oppure dribblare, alzarsi la palla e tirare in porta, però trequartisti e mediani conviene che siano immuni alla pioggia, altrimenti fare l'assist all'attaccante in area di rigore potrebbe risultare particolarmente ostico. Partita numero 6 di quest'oggi mostra quanto vale un vero lavoratore. Che cos'è? La versione bergamasca di Kals. Ottieni la conoscenza dell'abilità di Kals della Germania Under 16. Vinci la partita, utilizza solo giocatori di tipo resistenza, tutti i giocatori tranne quelli asiatici, parametri meno 70%. Non è difficile, vorrebbe dire utilizzate una formazione monoasiatica di tipo resistenza. Si fa, di giocatori asiatici tra i giapponesi e gli altri, considerando che adesso ce ne sono anche di club, anche quelli di club, direi che sì, ce la si fa easy. Limite massimo della tecnica speciale S30, A80, B60, C40. Per riempire i buchi di formazione naturalmente potete utilizzare anche giocatori non asiatici, il gioco chiede solamente in questo caso di utilizzare giocatori di tipo resistenza, naturalmente però i giocatori non asiatici avranno un malus devastante ai propri parametri, quindi metteteli in campo solo ed esclusivamente se veramente non avete nessun altro da mettere al posto loro. Andremo ad affrontare una squadra, spero a questo punto tecnica, per avere il bonus di colore attivo. No, di tipo resistenza, quindi qua se la si gioca alla pari per quello che riguarda colore. Formazione da 968.000 punti, quindi tutto sommato nemmeno troppo scarsa. Le tecniche S1 vedo per tutti, Kals incluso. Abilità speciali, vabbè, intercettazione automatica per Kals, vorrei ben vedere, ce l'ha proprio lui come Dreamfest o intercettazione automatica. Ecco, Muller, killer di giocatori giapponesi, contro giocatori giapponesi, parametri più 70%. Allora, la formazione monoasiatica di tipo resistenza non dovrebbe essere un problema, nel senso che giocatori asiatici di tipo resistenza, contando che sono inclusi i giapponesi, ce ne sono comunque tanti, quindi veramente problemi zero da questo punto di vista. Potrebbe essere un problema maggiore il fatto di dover segnare con un giocatore asiatico di tipo resistenza che non sia giapponese. Ora, il buon Incheon Cha, se non ricordo male, almeno una versione di tipo resistenza ce l'ha, poi dovrebbe esserci anche Vulcan, che pur non essendo un attaccante fortissimo, qui tutto sommato dovrebbe andare bene. Secondo me, è vero che 70%, no, 70% è davvero tanto, stavo dicendo che 70% però magari ci riuscite anche con i giocatori giapponesi, per carità, poi magari ci riuscite anche con i giocatori giapponesi, può darsi che il nuovo Nitta Dreamfest con un tiro a palla alta o a palla bassa, piuttosto che Yuga Super Dreamfest con il full power attivo, piuttosto che Tsubasa Super Dreamfest dell'anno scorso entrando dentro in area di rigore, può darsi che riescano a segnargli anche se lui ha bonus contro i giocatori giapponesi. Però ripeto, se avete il vecchio Cha, il primo Cha del Borussia Mönchengladbach, che tra le altre cose è appena stato reso latente, ecco, lui è asiatico, è di tipo resistenza,
Secondo me qua veramente la fa da padrona. Non è una partita facilissima, perché comunque non siamo contro una squadra debole e comunque i giocatori richiesti sono abbastanza limitati, però non sono neanche così impossibili da trovare. Settima partita. L'addio alla distruzione, il capitano che ha ritrovato se stesso. Io poi di tutti questi titoli devo anche metterli in scaletta. Mi fanno un capitolo, un paragrafo, non è un titolo questa cosa. Vabbè, ottieni la conoscenza dell'abilità di Levin. Svezia, mondiali giovanili. Già vedo quelle qualificazioni asiatiche. Allora, segna due gol con un tiro su palla bassa. C'è qua addirittura specifico palla bassa. Due gol con un tiro su palla bassa e vinci. Potete anche farne 10 di gol, per dire, ma due di questi 10 devono essere con un tiro a palla bassa. Nessuna condizione richiesta, grazie al cavolo, almeno quello. Tranne i giocatori delle qualificazioni asiatiche, tutti i parametri meno 80%. Questa è bella limitante. Limite massimo della tecnica speciale S30, A50, B50, C40. Se non altro, le abilità di squadra sono attive. Quindi qualche bonus dovremmo riuscire a cavarlo fuori. Vediamo, andiamo a vedere direttamente contro. Mi si è frizzato? No, era solo lento, dannatamente lento. Ce la può fare, eh? Allora, è la Svezia, va bene, 762.000 punti, e di per sé non sarebbe un valore altissimo, non fosse che dovendo utilizzare solo giocatori delle qualificazioni asiatiche, non solo giocatori delle qualificazioni asiatiche, possiamo utilizzare in realtà tutti i tipi di giocatori, però avete visto, quel malus è devastante se non avete giocatori delle qualificazioni asiatiche. Usate una formazione che abbia almeno la sua colonna portante asiatica. Come dicevo prima, portiere, difensore, almeno un regista e 1/2 attaccanti. Poi gli altri giocatori potete anche non metterli delle qualificazioni asiatiche, magari andrete a compensare il malus con le abilità di squadra. Vediamo se hanno anche delle tecniche particolari. Oh, tutti S1. Ok, e qua il fatto che noi si possa arrivare fino ad S30 ci dà un discreto vantaggio, direi anche più che buono. Levin non rompe le scatole a nessuno, quindi il malus rimane solo quello. Il portiere non ha abilità particolari. Ok, difficoltà di questo evento sta solo nel riuscire a reperire i giocatori giusti da mettere nelle giuste posizioni. In realtà, visto così, come dicevo prima, se avete 5/6 giocatori buoni delle qualificazioni asiatiche, non dovreste avere grossi problemi. Naturalmente ricordatevi che trattasi di una sfida nella quale bisogna segnare con un tiro a palla bassa. Se avete il nuovo Sorimachi, ecco, se avete Sorimachi del Rising Sun, easy. Sorimachi Rising Sun ha richiesta a palla bassa, quindi la palla quando gli arriva in area di rigore è sempre una palla bassa. È di tipo tecnico, il problema è che non è delle qualificazioni asiatiche, ma secondo me segna lo stesso, ripeto. Secondo me se riuscite a buttare dentro un'abilità di squadra al 60% con qualche bond, quel malus andate a pareggiarlo. Loro come formazione non hanno delle statistiche esageratissime. L'ideale sarebbe avere tipo Vulcan, Aoi, che però sono tutte e due super sub. Quindi non so schierandoli dal primo minuto quanto possano valere. I fratelli Consawat. Sì, i Consawat mi sembra che abbiano anche un tiro a palla bassa di tipo A, ma qua è più che sufficiente, considerando che potete portarlo ad A50. Quindi sì, anche i fratelli Consawat, probabilmente anche i Baulati, senza stare a sbattersi tanto a trovare quelli... limited. Quindi dai, di giocatori tutto sommato ce ne sono abbastanza. Non è una sfida facilissima, non tanto per il valore della squadra, più che altro per quella questione del malus ai giocatori non asiatici, non delle qualificazioni asiatiche. Ma ripeto, secondo me buttando dentro un'abilità di squadra al 60% con le super solidarietà, quel malus andiamo a compensarlo bene. Ottava sfida di quest'oggi, affina il tuo olfatto, tiratore del falcone. Beh,
qualcuno potrebbe vederci qualcosa di cattivo in questione olfatto e tiratore. Ottiene la conoscenza delle abilità di Shunitta, Giappone, del Mondiali Giovanili. Regole. Segna due gol con un tiro su palla alta. Giustamente prima ci chiedono la palla bassa, adesso ci chiedono due gol su un tiro a palla alta. Tutti i giocatori, tranne quelli dei club, tutti i parametri meno 50%. Qualche mese fa, quando è uscito effettivamente questo scenario, questa cosa poteva dare fastidio. Adesso secondo me molto meno. Limite massimo della tecnica speciale S30 a 50, B50, C40. Abilità passive e abilità latenti con effetto killer potenziato. Killer di giocatore, killer di nazionalità, killer di posizione, killer di tipologia, killer di portieri. Buona, è la prima volta che vediamo questa cosa in queste partite. Allora, adesso non mi vengono in mente nello specifico giocatori che hanno questa cosa killer di, perché ce ne saranno veramente un macello. Però giocatori di club, visto che dobbiamo schierare una formazione prevalentemente composta da giocatori di club, se riuscite anche tutta composta da giocatori di club, ma il tutta in questo caso non è obbligatoria, comunque di giocatori di club ce ne sono tanti. Nel momento in cui io sto registrando questo video ci apprestiamo a vivere il terzo anniversario global del gioco, e sarà un mese preannunciato a fortissime tinte club, quindi riuscire a mettere insieme una squadra di giocatori adatta per questo evento non dovrebbe essere particolarmente difficile. 844.000 punti complessivi, un buon totale ma non esagerato. Tecniche dei giocatori, tutte S1, compreso Wakabayashi, che era quello che ci interessava di più. Vediamo se loro hanno killer di qualcosa. Sicuramente Wakabayashi avrà questo killer. Tac, killer di resistenza. Contro giocatore di tipo resistenza, parametri più 100%. Quindi ok, attaccanti di club, ma non di tipo resistenza. Oddio, dovendo segnare con un tiro a palla alta, me ne vengono in mente almeno tre. Almeno tre, c'è Snyder, quello dell'Hamburgo, mi sembra che già aveva un tiro a palla alta. Volendo, quello del Bayern Monaco glielo si può passare. Anche un tiro A secondo me basta, visto che loro hanno tutte tecniche S1. Però non mi ricordo Snyder del Bayern Monaco che colore ha, quindi potrei aver detto una cavolata, perché magari lui è di tipo resistenza. Fosse di tipo resistenza, cancellate quest'ultima parte che ho detto. Poi sicuramente c'è il primo Santana del Valencia, che è uscito, che tra le altre cose aveva anche lui un tiro a palla alta. Chi altro c'è? Rivaul del Barcellona, di tipo tecnico ce ne sono forse due o tre sicuri, di cui almeno due con il tiro a palla alta. C'è anche un Rivaul del Barcellona di tipo resistenza col tiro a palla alta, ma qua proprio non ci azzecca niente, e oltretutto è un giocatore eccessivamente scarso. Se non lo latentizzano direi completamente inutile. Se ce l'avete doppione potete eventualmente utilizzarlo per passare il suo tiro a palla alta a qualche altra versione di Rivaul, purché sia sempre di club e non sia di tipo resistenza. Non pare essere una sfida difficilissimo. Certo, anche in questo caso servono i giusti giocatori, non potete pensare di entrare dentro con cani e porci. Però contando che le abilità di squadra dovrebbero essere attive, quindi contando che loro come formazione arrivano a 800.000 punti, che vabbè non è poco, ma non è un milione e chissà quanto, anche in questo caso direi che è una formazione tutto sommato facile. Ripeto, magari non nell'immediato, se non avete giusto quei giocatori adesso magari non riuscirete a farla subito, ma considerando che i giocatori di club nei prossimi mesi inizieranno a diventare sempre di più, direi che qua alla fine trattasi più che altro di questione di tempo. Partita numero 9 di quest'oggi, punta in alto gli indomiti guerrieri temprati dal mondo. Ottiene la conoscenza dell'abilità di 8 Leigat. Cavolo, è la sfida numero 9. Fosse stata la sfida numero 8, avere le medaglie di 8 alla sfida numero 8 sarebbe stato bellissimo. Ok, tristissima questa come cosa, va bene, molto cringe. Mi è venuta spontanea, chiedo perdono. Vince la partita, nessuna condizione richiesta. Giocatori del Rising Sun, tutti i parametri più 50%. Livello massimo delle tecniche speciali S30, 50, B50, C40. Ok, i giocatori del Rising Sun hanno dei bonus, però non ho visto Malus. Quindi vuol dire che volendo si potrebbero anche utilizzare giocatori non del Rising Sun
qualora loro non fosse veramente, non fosse tipo una formazione da 2 milioni, eccolo, se avete una formazione da 2 milioni contro, ci si deve ragionare un pochettino sopra. Vediamo, dati avversario. No, formazione da 700.000 punti, contando che abbiamo anche le abilità di squadra attive, direi che questa cosa del bonus ai giocatori del Rising Sun, vista così, pare facile. Mi sembra anche fin troppo facile. Oh, tecniche S1 per tutto quanto, quindi abbiamo anche il vantaggio della tecnica. Abilità particolari, tengo per ultimo Clivort perché mi sa che è lui che mi frega. Ta-tan! Diminuzione ai parametri della squadra avversaria a meno 10%. Vabbè, ma non è tantissimo. Meno 10% se le abilità di squadra sono attive. Riduce del 30% i malus dei parametri ai giocatori alleati. Vabbè, chi se ne frega, non avete malus. E Spadas? Nessuna abilità. Ok, i giocatori del Rising Sun hanno bonus. E mi sta bene. Ok, Clivort riduce del 10% le nostre statistiche. Ma sono una formazione da 700.000 punti. Le abilità di squadra nostre mi sembra che siano attive, quindi si può utilizzare un 60%. Se mettete giù un 60% di bonus, anche se lui vi toglie il 10%, oggettivamente chi se ne frega. Mi sembra veramente una sfida di quelle che si riesce a fare anche in automatico. Ultima partita di quest'oggi, brucia ambizione, eroi che si evolvono, che sono dei Pokémon. Ottieni la conoscenza dell'abilità di Manabu Okawa. Ave Lord Manabu, mamma mia quanto sarebbe stato bello averlo come giocatore in questo gioco, Manabu Okawa. Sembra quasi una parolaccia. Ad ogni modo, vinci la partita, nessuna condizione richiesta. Giocatori non giapponesi del Rising Sun, tutti i parametri più 50%. Livello massimo in tecnica speciale, 630-50, B50-C40. Visto così, pare un copia e incolla della partita precedente. Vabbè, al di là della questione del bonus, in questo caso agli stranieri del Rising Sun, non ho visto malus. Quindi se non dovessero esserci anche dei malus particolari in questa partita, direi... Però aspettiamo... Vediamo, prima guardiamola, poi si capirà. No, date avversario. Anche in questo caso le abilità di squadra sono attive, quindi al 60% ci si arriva tranquillamente potendo mettere le nostre abilità al massimo. Formazione da 700.000 punti, e comunque scarsa, vista così. Tecniche S1 a tutti, sì, a tutti, compreso il portiere. Abilità particolari... Mi puzza Tsubasa. Diminuzione dei parametri. Squadra avversaria a meno 10%. Siamo a copia e incolla di quello prima. Siamo è la stessa identica sfida di prima praticamente. I giocatori stranieri del Rising Sun guadagnano bonus. Quella di prima mi sa che erano giocatori giapponesi del Rising Sun. Io mi sa che ho detto solo giocatori del Rising Sun. Vabbè, pace, perdonatemi l'errore in tal caso, ma cambia oggettivamente poco. Questa è una sfida che anche senza i giocatori del Rising Sun... oggettivamente si fa in maniera non facile, ultra facile. 706.000 punti, ok, su base vi dà un 10% di bonus in meno, ma voi potete utilizzare l'abilità di squadra, li supererete sempre queste statistiche, altri malus non ce ne sono, trattasi di altra partita che si può tranquillamente giocare in automatico senza nessuna difficoltà. Ok ragazzuoli, per oggi era tutto. Prossimo episodio, che dovrebbe essere l'ultimo, no, perché in realtà queste partite le inseriscono di nuovo di volta in volta, ma siccome vado a botte di 10, sembra che mi mancano le ultime 10, oltre a quelle che ho già fatto negli episodi precedenti. Quindi nella prossima puntata vedremo un nuovo inizio dopo una battuta d'arresto, il giuramento sotto il cielo della Spagna. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diretta via era smarrita, eccetera, eccetera. Ottieni la conoscenza dell'abilità di Tsubasa Zora del Catalonia B ad averlo mai trovato, aggiungo io. Ottieni la conoscenza dell'abilità di Genzo Wakabayashi dell'Hamburgo, sarò io a vincere, la passione che avvolge il mondo, ci credo che sarai tu a vincere, t'hanno fatto rotto oltre misura. Mondo in evoluzione, la prova di forza di ognuno. Qua potevano dargli mille titoli diversi tranne questo. Comunque, tieni la conoscenza dell'abilità di Mario Nielsen.
i due forse eventi latenti più simpatici, ottiene la conoscenza dell'abilità di Snyder del Bayern Monaco e di Xiao Zhongwang, alias Shunko Shou, sempre del Bayern Monaco. Il nome giusto comunque è Xiao, attenzione, non le ho contate, che scemo che sono, come cavolo faccio ad arrivare a 10 se non le conto? 1, 2, 3, 4, 5, ok, ero a metà dell'opera. Il fenomenale giocatore tecnico della Nigeria, per le conoscenze di Tuni, sesta. Il calciatore di spicco della guerrita Lega Sudamericana, settima, per la Dunga del San Paolo. Ottava partita al gigante che blocca ogni cosa, per Muller dello Stoccarda. Nona partita, per la conoscenza d'abilità di Kluivert, Olanda dei mondiali giovanili. Decima partita, questa è tostissima, tra parentesi ve lo anticipo. Decima partita, verso la vetta dell'abilità, ricominciare con... verso la vetta tanto ambita, che delle abilità tanto ambita, ricominciare con determinazione. Quella per Wakajimazu del Giappone Under 16. Eh sì, Under 16 un tubo, Wakashimazu Golden 23. Perché dico che per un po' sarà l'ultima? Perché andando di 10 in 10 vedete che dopo di questa me ne mancano solamente altre due. Quindi fino a quando a queste due non se ne aggiungeranno altre 8, spero che ci vorranno parecchi mesi per fare questa cosa, la serie andrà momentaneamente in sospensione. Quindi settimana prossima, non so, sabato o domenica, adesso devo ancora vedere, l'ultimo episodio momentaneamente di questa serie, che spero per adesso vi sia piaciuta e che vi sia utile. Per oggi è tutto, pace belli, alla prossima!